Ciao Giuliano, buonasera. Mi Ciao Federico, sento ciao, tutto bene? bene? Sempre Perfetto, l'attacco? perfetto. Per chi guarda il video, Giuliano Trenti, amministratore e soprattutto fondatore di NeuroExplore, un'azienda trentina che si occupa di neuromarketing, quindi di scienze applicate al marketing, diciamo, di neurologia, giusto? Correggimi se Neuroscienze e sbaglio. scienze comportamentali? Di neuroscienze e scienze comportamentali applicate al marketing. Abbiamo voluto fare questa call, noi siamo in contatto tutti i giorni, però mi faceva piacere affrontare alcuni temi di cui tratto tutti i giorni e che comunque sono, penso, di interesse comune, soprattutto in questo momento, no? Per cui avevo una serie di domande da porti in maniera molto colloquiale, Giuliano. Molto volentieri. Facciamo una conversazione tra amici. Se sei d'accordo, ti chiederei di dare un suggerimento sia a me che a tutte le persone che ci stanno seguendo, chiedendoci se in questo momento particolare esistono comunque delle opportunità per fare business. Bella domanda, Federico. In realtà me lo chiedo spesso anch'io in questi tempi, perché sto seguendo alcuni casi di lavoro dove stiamo constatando che non è proprio facile affrontare il mercato e vendere nuovi prodotti, nuovi servizi e comunque cercare di portare avanti il proprio business. Ci sono sicuramente settori più toccati di altri in un momento come questo, però in ogni caso, secondo me, quei settori che sono ancora discretamente attivi hanno almeno un'opportunità, che è quella di utilizzare questa occasione per non tanto vendere, ma per puntare a creare nuove relazioni e a puntare nel costruire dei rapporti il più possibile autentici che siano la base per future iniziative e per future, diciamo, relazioni di tipo commerciale. Ti Quindi una faccio un fase un po' di esempio. semina, scusami Giuliano, Sì, una giusto? Si fase potrebbe dire soprattutto così. di semina. Certo che però dovrebbe essere una semina non totalmente vuota, ma una semina dove si cerca di offrire il proprio supporto, il proprio aiuto, per affrontare un momento come questo che è difficile per tutti. Non c'è un settore che non viva almeno un po' di incertezza sul futuro. Ci sono settori che stanno guadagnando tantissimo, penso al settore della formazione online, penso all'ambito della grande distribuzione o alcuni specifici settori dell'alimentare come le farine piuttosto che altri. Anche questi, però parlando con diversi responsabili aziendali, hanno una gran paura che ci sia la seconda ondata della pandemia, che il futuro sia comunque incerto e quant'altro. L'idea di presentarsi a un proprio interlocutore non tenendo in considerazione le situazioni di contesto è un errore madornale. Cioè, se ci si presenta a un'azienda con l'intento di vendere o a un cliente potenziale con l'intento di vendere e basta, utilizzando strategie commerciali standard, sicuramente quello che si raccoglie oggi è una valanga di no, una valanga di insoddisfazioni, perché mi è capitato addirittura di assistere a attività dove la risposta dall'altra parte del telefono o le risposte alle mail sono state piuttosto violente, cioè del tipo: ma ti rendi conto che c'è stata una pandemia e siamo ancora qua tutti quanti che ci lecchiamo le ferite per i disagi che stiamo subendo? Non è il momento di pensare di fare nuovi investimenti, non è il momento di pensare al business, ma è il momento di pensare a proteggersi. Ecco, questo tipo di esigenza può essere interpretata fornendo delle soluzioni e cercando di rendersi utili nonostante il periodo. E questa cosa qui, se fatta bene, può fare la differenza nel medio-lungo periodo, verso la fine di quest'anno, l'inizio del prossimo, per avere ancora più successo di quello che si aveva prima della pandemia. Sì, concordo assolutamente con quello che dici, anch'io a livello di imprenditore ho ricevuto degli approcci che ho definito a dir poco non empatici, per dire così, Chiaro. e in un momento soprattutto di difficoltà essere totalmente focalizzati sulla vendita e non pensare a quelle che potrebbero essere le esigenze, le necessità e soprattutto i problemi del tuo interlocutore non è la strategia forse adeguata. Comunque una fase quasi di lutto per certe aziende. Certo. Si pensi soltanto a Pizza Hut, se hai letto negli scorsi giorni che ha dovuto chiudere i battenti lasciando migliaia di persone Di senza persone a lavoro, casa, per cui certo.
effettivamente abbastanza nera. Noi poi dopo non vogliamo concentrarci sulla negatività, ma anzi vorremmo, anche e soprattutto col tuo contributo, ma guarda, magari trovare delle strategie più idonee. Sì. Mi lanci uno stimolo a cui sono molto attento, nel senso che io stesso mi sono trovato i mesi scorsi a passare alcune notti insonni guardando il soffitto, perché comunque quando sei imbottito di pensieri negativi, paura, negatività e problemi che ci sono, non è che si debba far finta di non vederli, insomma il livello di preoccupazioni che si ha può essere particolarmente forte. Un punto però che secondo me deve rimanere saldo è legato al fatto che comunque non ci siamo cercati una pandemia come questa. Di conseguenza dobbiamo reagire nel miglior modo possibile, sapendo che c'è una differenza enorme tra la nostra sopravvivenza a livello di salute e di capacità di affrontare la vita e la nostra capacità economica di far fronte a questo momento. Sembrano due cose che sono strettamente collegate, ma nella realtà non lo sono. Cioè, noi pensiamo che magari finendo i soldi o entrando in un momento di difficoltà finanziaria, ok, siamo quindi spacciati, non abbiamo soluzioni, siamo morti e così via. Quando, grazie al cielo, la cosa più importante in assoluto è mantenere separate queste due cose e pensare che comunque, anche se si cade per terra, ci si può rialzare dal punto di vista economico. L'importante è mantenere l'energia, l'importante è mantenere passione, determinazione e continuare a crederci, nonostante sembri quasi impossibile. Non bisogna avere certo una fiducia cieca nel futuro, ma bisogna pensare che non è certo senza entusiasmo e senza coraggio che si può affrontare una situazione difficile come questa. È una cosa totalmente diversa. Se ci lasciamo toccare troppo dalle preoccupazioni, dai pensieri, eccetera, anche se ci sono, non troviamo senz'altro le energie per uscire. E a questo proposito, se vuoi, mi allaccio a un'iniziativa che abbiamo lanciato da poco. Sì, che si chiama, volevo chiedertelo, perché so che lo stai facendo, ovviamente. Il kit dei cartelli della felicità, dove abbiamo creato dei cartelli su base scientifica per dare dei pensieri positivi che possono incoraggiare le persone ad avere quel po' di lucidità mentale che serve ad affrontare un momento come questo, mantenendo un equilibrio tra emozioni positive e emozioni negative, senza che quelle negative prendano il sopravvento. Sì, io li ho visti sul vostro sito, ovviamente. Ho visto anche qualche post che hai fatto, ho trovato l'iniziativa molto interessante. E quello che mi sono chiesto è, visto che appunto tutte le tue esperienze, tutto ciò che porti all'attività pratica, comunque deriva però da uno studio scientifico a priori, se posso chiederti già ora, secondo te può questa, diciamo, perché poi questi sono cartelli che devono essere, sono pensati per essere utilizzati all'interno di esercizi commerciali, certo. Secondo te il fatto di poter esporre un cartello di questo genere può aiutare effettivamente l'attività commerciale a dare un'esperienza all'utente, se non altro migliore, magari anche incoraggiare la vendita? Allora, due aspetti. Abbiamo due kit. Il kit, diciamo, per chiunque, da mettere in ufficio, in casa, eccetera. Abbiamo quello pensato per l'attività commerciale. La risposta è assolutamente sì. Certo è che non è che si può pensare che un cartello ti triplichi il fatturato in una settimana. Contribuisce, insieme a tutte quante le altre cose, a generare una sensazione di relax che altrimenti è nemica dei processi di acquisto. Non so se ti è capitato, Federico, di andare a fare la spesa in questi giorni o di andare a comprarti una maglietta o un qualsiasi tipo di altro prodotto. Tu percepisci, non so se è capitato anche a te, percepito comunque, si percepisce in modo molto chiaro l'ansia dei commessi, l'ansia dei titolari, l'ansia degli altri clienti che girano, che hanno paura di venirti vicino e così via. Ed è senz'altro una paura legittima, per l'amor del cielo. Quello che però accade è che se tu entri in un negozio con addosso la paura di infettarti, sicuramente non compri le cose che ti servono. Vedi di finire il prima possibile perché te ne vuoi andare. Quando invece ci sono esercizi commerciali e grandi professionisti che stanno veramente facendo il diavolo a quattro pur di garantire ai propri clienti il maggior rispetto possibile delle norme igieniche. Quindi, sapendo che ci sono persone che fanno bene il loro lavoro, è importante anche incoraggiare i clienti a dire: guarda, ci abbiamo pensato noi, non preoccuparti, c'è tutto quello che serve, disinfettiamo ogni giorno, ci facciamo mazza con una capanna, tu vieni qua, comprati quello che ti serve
in totale sicurezza. Guarda, se posso restituirti il mio feedback da utente, da compratore, avendo provato ad entrare in qualche negozio, proprio perché avevo bisogno anche io di comprare magari qualche vestito per l'estate, così, ho notato più che mai quanto incida oggi l'atteggiamento mentale, secondo me, del venditore, del commesso, perché mi sono trovato in alcuni negozi dove sentivo che la priorità del commesso era comunque far mantenere in maniera rigorosa, che è giusto, le misure di sicurezza, però notavo anche una certa tensione, quindi una, sì, come dire, una frustrazione da parte del commesso, mentre, e non ho comprato niente, mi sono andato via più in fretta possibile, cosa che invece non ho fatto in un altro, in particolare negozio, non faccio pubblicità gratuita ad un brand, però ho comprato dove perché in quella situazione dove comunque venivano fatte rispettare le misure di sicurezza, ma l'atteggiamento del personale, dei commessi, il personale era totalmente diverso, era più rilassato, più la cosa incredibile è che vedi il sorriso anche sotto la maschera, semplicemente dagli occhi, dallo sguardo, per cui sono cose che si percepiscono, e da utente lo dico, magari se c'è qualche commerciante che in ascolto, di fare attenzione anche a questi aspetti. Assolutamente, non sono dettagli praticamente banali. Tra parentesi, sai benissimo che la versione di sviluppo dei kit della felicità l'abbiamo caricata sul tuo sistema di Notarify in modo da proteggerne... Non ti avrei invitato, altrimenti... In modo da proteggere la proprietà intellettuale. Sta scherzando. Ma guarda, un tema secondo me molto forte è legato al fatto che comunque ci sono in questo momento tantissime aziende che hanno dei bellissimi progetti nel cassetto, anche molto innovativi, tipo il tuo, e che in un momento come questo, siccome siamo tutti quanti concentrati a pensare a come sarà il futuro dopo questa pandemia, eccetera, vengono, se vuoi, esplorati o analizzati in modo molto superficiale, rimandando tutto quanto, nella migliore delle ipotesi, a settembre, no? Perché ormai arriva l'estate e la tarantella che si comincia a sentire è sì, ne parliamo a settembre. Okay? Intollerabile, a mio avviso. Ecco. Non è che fino a settembre non vivo. Però il problema di fondo è che in questo modo si va a rinunciare a delle opportunità che sono per certi versi molto interessanti, e non sto parlando soltanto della tua tecnologia, ma penso a una serie di progetti che sto vedendo da alcuni imprenditori che sono veramente molto forti, ma dove anch'io mi sono messo a dire: guarda, stai attento un secondo, perché comunque in questo clima qui non è facile muoversi. Quando in realtà ciò che si può fare tranquillamente è giocare in controtendenza. Cioè, ci sono un paio di casi su cui ho messo gli occhi di recente, dove effettivamente degli imprenditori molto avveduti, vedendo delle iniziative interessanti, si stanno portando avanti, utilizzando, diciamo, queste novità come elemento per entrare in nuove relazioni, da nuovi clienti e così via, e un po' alla volta avere una chance in più, senza aspettare che arrivi qualcun altro a capire che c'è una novità interessante per promuoverla ai propri clienti e trovare nuovi spazi di mercato. Ed è davvero un peccato, perché normalmente quando uno ha qualcosa di nuovo da offrire ai propri clienti, minimo risveglia la loro curiosità. Quindi in base ad essere, che ne so, faccio un esempio legato al tuo ambito, no? Essere uno studio legale e dire: ok, perché mai dovrei avvicinarmi al mondo della blockchain, eccetera. Il primo motivo per pensare di farlo è che, avendo qualcosa di nuovo da offrire ai propri clienti, si va a risollevare l'interesse nei confronti del proprio studio, e che di conseguenza si ha una nuova motivazione per approcciarsi ai clienti, un nuovo motivo per riuscire a analizzare le loro esigenze, e da lì si possono trovare nuove opportunità di business piuttosto interessanti. Ma guarda, non parlo soltanto del tuo progetto. Questa me la segno da rivendere, appunto, come argomentazione commerciale, che è assolutamente fondata. Assolutamente, guarda, c'è un progetto che sto seguendo, non direttamente ma in modo collaterale, di un ragazzo che sta sviluppando una nuova tecnologia per produrre ossigeno utilizzando delle alghe particolari, eccetera. Ma dai. E in questo momento di lockdown ha effettivamente trovato degli ottimi partner che hanno visto in questa cosa una attività molto molto potente da utilizzare per futuro, e quindi con l'intento di dire: aspetta mo, visto che il momento è quello che è, invece di aspettare che la situazione si calmi e quindi dopo ci penserò, no, faccio un passo avanti, rischiando poco ovviamente, ma mi metto in condizioni di far sì che appena la situazione torni alla normalità ho già nel cassettino una valanga di nuovi strumenti con cui affrontare il mercato.
Sì, diciamo che è anche un rischio inferiore osare adesso, perché comunque è hai la giustificazione pronta, il paracadute nel caso in cui le cose non dovessero funzionare. Poi almeno come dire, andare in profondità di capire di cosa si sta parlando è doveroso, perché comunque se hai delle energie da investire, non è pensando alle vacanze che troverai nuovi sforzi, ma è rimanendo concentrato su quello che è il proprio ambito e utilizzando il tempo che si ha, diciamo, del proprio lavoro per cercare di mettere il naso su delle novità che poi diventeranno promettenti. Per cui, diciamo così, facendo questa constatazione che come tutti, anche la nostra attività si trova in un momento dove siamo appena partiti e siamo veramente soddisfatti dei risultati che sono superiori alle attese, però allo stesso tempo riscontriamo anche un po' di, chiamiamola così, umana diffidenza da parte di soggetti che sono un po' meno propensi al cambiamento. Oltre a quello che ci siamo detti, qualche strategia per tutti gli innovatori, per tutte le startup che ci seguono, quale può essere una modalità per trasferire maggiore fiducia, comunque per aiutare a superare le difficoltà del cambiamento? Allora, ti do una risposta che oggi è ormai piuttosto chiara dal punto di vista della metodologia da utilizzare, cioè qualsiasi novità porta con sé una percezione di rischio smisurato che va combattuta. E uno dei modi migliori per combattere questa percezione di novità è in due modi. Uno, utilizzare la propria autorevolezza o utilizzare simboli di autorevolezza per far capire al proprio interlocutore che non è una cosa totalmente non fondata la novità su cui si sta lavorando. La seconda tipologia di attività da fare è rendere evidenti quello che sono le esperienze che fanno altri clienti nei confronti di questa novità. Su questo punto inviterei chiunque stia guardando questa bellissima intervista, ovviamente sto dicendo bellissima perché cosa c'è di meglio di star qua a guardare? È giusto, esatto, noi che conversiamo il venerdì sera. Ovviamente no, uno non ha niente di meglio da fare nella vita, però morale della favola, l'invito è a leggersi un libro che si chiama Attraversare il burrone di Geoffrey Moore, che in sostanza affronta in modo molto molto preciso quello che sono le dinamiche legate all'affermazione di nuove tecnologie, dove l'elemento cruciale è creare una sorta di cricca di super appassionati del prodotto che trovino proprio questo nuovo prodotto, questo nuovo servizio, come la migliore soluzione possibile per le proprie esigenze. E quello che accade normalmente è che quando tu hai un numero sufficientemente ampio di questi fan della nuova tecnologia, in automatico, a cascata, si crea un volano, lui lo definisce un tornado, che dà il vero via ad un percorso. C'è un video, secondo me, bellissimo, che spiega questo tipo di meccanismo, che si trova su YouTube, dove si fa vedere come si crea un movimento sociale partendo dal niente, raffigurando, o meglio, utilizzando come esempio, quello di un ragazzo che si alza in mezzo al nulla durante un festival musicale e che ha il coraggio di rimanere da solo a ballare davanti a tutti, finché arriva un follower, ne arrivano due, ne arrivano tre, e col terzo follower si scatena il putiferio. Ovviamente lo conosco perché me l'hai già fatto vedere, casomai poi dopo nel video lo postiamo il link di YouTube nei commenti. Assolutamente, guarda, quello merita di essere visto. Guarda, quell'esempio lì è illuminante, perché Dancing Guy. Ciò che accade di fronte alle innovazioni è che soltanto una piccola parte di persone le considerano interessanti. Ma perché? Perché la maggior parte delle persone, per tanto che gliela spieghi, non ha una conferma emotiva di quanto è giusto acquisire una novità fin tanto che non vedono che altri si mettono ad acquisirla. Ti faccio un esempio. Sai benissimo che io ho comunque un percorso professionale legato al mondo della ricerca scientifica e sono 15 anni che faccio questo mestiere dove testo le persone, vedo di capire cosa è l'influenza e così via. Io all'inizio del mio percorso ero preso veramente come un povero scemo, cioè, insomma, che cacchio è sta roba che stai facendo? Neuro che? Scienze esperimenti sulle persone? Ma sei fuori di testa, ma che cacchio è sta roba? Quando in realtà c'erano più di 50 anni di letteratura alle spalle nel mio ambito scientifico che dicevano che era una cosa normalissima, no? Oggi, a 15 anni di distanza da quel momento lì,
siccome tantissime aziende hanno avuto successo nell'applicare questo tipo di meccanismi, è diventato normale e anzi fa abbastanza figo l'idea di dire: ah, ma sai che c'è? Ho utilizzato il neuromarketing in azienda, e tutti quanti, finalmente la novità del secolo, e cazzo ne so, esatto. Sono 15 anni che lo faccio, porca trota. È possibile che oggi mi sento dire da delle persone: oh, fai una cosa nuova, ma vaffanculo. Cioè, non... Ascolta, Giuliano, fammi un esempio. Beh, lo conosco, faccio più magari per chi non ti conosce, di strategia, diciamo, commerciale, di comunicazione che a seguito dell'intervento del neuromarketing ha manifestato un incremento poi dopo del fatturato, delle vendite. Guarda, ne abbiamo tanti, un paio di casi in due ambiti diversi. Il primo riguarda il mondo dello yogurt, dove praticamente mi sono tornato a fare degli studi che ricordo ancora oggi con grande piacere, e dove scoprimmo che alcuni elementi grafici comunicavano davvero male. E non perché comunicavano cose brutte, ma perché il tipo di significati che le persone associavano automaticamente a alcuni concetti erano tipo industriale, sbagliato, insomma. Praticamente c'era un prodotto ottimo che veniva valutato molto male in virtù di questi aspetti. Risolvendo... Vabbè, di una delle società numero uno a livello del settore, perché certo. So a cosa ti riferisci, se ho capito bene. Vorrei della favola, una cosa importante, quando questa cosa qui venne messa a posto, anche in virtù di un ottimo lavoro fatto dall'azienda, quello che accadde è che in due anni l'azienda arrivò ad aumentare di qualche milionata di euro i propri fatturati. E non posso dire che è sicuramente solo merito mio, non lo posso dire, però devo dire, e mi è stato anche riconosciuto, che quell'elemento è stato fondamentale per reimpostare tutte le attività di marketing e avere una strategia più mirata ed efficace. Sì, esatto, anche perché poi basta un dettaglio che poi ti va a influenzare tutta la comunicazione. L'importante è sapere quale dettaglio e in quale contesto, perché quel tipo di cosa lì, messa in un contesto diverso, non avrebbe avuto o ci metti 20 anni e quindi vai a tentativi finché magari ti va bene e trovi quello anche giusto, quella giusta, oppure lo fai fare da un professionista che invece fa gli studi mirati e quindi ti dà subito la risposta. Sì, il più possibile mirata, ecco. L'altra cosa che racconto è relativa a un'esperienza digitale, dove praticamente modificando alcune immagini di una campagna di newsletter abbiamo avuto degli aumenti molto forti di rendimento nell'ambito finanziario, per quello che riguardava prestiti e così via. Ah, dai, ho capito. Parliamo di un aumento del 400% dei riscontri, quindi non noccioline, un aumento veramente potente. Se puoi darci una informazione in più, che genere di immagini può funzionare meglio a livello generale? In realtà il caso di cui ti sto parlando riguardava la quantità di spazio dedicata ai volti umani e la presenza di scene di affetto sotto forma di abbracci, carezze. Ah, ho capito. Tra le persone che erano protagoniste di questa comunicazione. È bastato modificare questa parte qui e un paio di parole nel testo per avere un aumento molto forte legato al rendimento di queste campagne. Bravissimi, fantastico. Ci sono diversi casi, ma insomma sono due casi piuttosto curiosi, ecco. E invece, diciamo, per tutelare, adesso faccio una domanda ovviamente un po' mirata a portare un vantaggio alla mia azienda, visto che sei un utilizzatore, vorrei chiederti effettivamente per cosa secondo te l'innovazione in termini di blockchain, in termini di piattaforme come la nostra che portano i contenuti di blockchain, può aiutare un'azienda come la tua? Beh, allora diciamo che ci sono secondo me un paio di cose molto interessanti della piattaforma che stai sviluppando su blockchain. La prima riguarda il fatto che un documento salvato lì dentro ha una tutela legale, ha un valore legale che comunque è molto comodo, ha il valore di marca temporale. E noi, come tu ben sai, abbiamo caricato i cartelli della felicità e altri tipi di progetti su cui vogliamo avere un riconoscimento della proprietà intellettuale su quella piattaforma, perché nel momento in cui lo vedessimo in mano a qualcun altro, potremmo dire: no, guarda, ho il codice hash che mi dice che quel progetto lì l'ho caricato io sulla blockchain con data certa, e quindi nessuno potrà mai dire che è un progetto di qualcun altro. Perfetto. L'altra cosa è che sembra una stupidaggine, ma non lo è, perché se fai grafica, se fai spot, se fai cose di questo tipo, può essere molto utile.
Se penso a altre funzioni, un elemento molto importante è relativo al mettere alcuni contratti, magari importanti, proprio su blockchain, perché la garanzia di immutabilità è comunque molto importante per sigillare gli accordi tra le parti. Col tuo sistema so che è possibile anche firmare a distanza, non ho ancora utilizzato questo tipo di possibilità, ma penso che lo farò a breve, perché comunque ridurre i viaggi, eccetera, anche perché, come giustamente ha spiegato uno dei tuoi ospiti nei webinar che hai fatto sull'ambito legale. Bravo che li hai guardati, li hai seguiti. Giustamente. Ad esempio, il sapere che se tu mandi una PEC, il riconoscimento del valore legale non è sull'allegato, ma è soltanto sul testo, per me è stata un'illuminazione per dire fermi tutti. E io che pensavo che mandare una mail con l'allegato firmato fosse abbastanza, sto par de balle, perché l'allegato non ha nessun tipo di valore dal punto di vista legale, c'è una sentenza che è stata citata. Quindi, sì, oltretutto con il rischio, se ricordi che avevamo anche citato, che la PEC ormai è diventato uno dei nodi chiave utilizzati dagli hacker per entrare, per fare i data breach, per comunque fare le violazioni della tua privacy. E oltretutto quindi c'era quell'esempio degli avvocati che avevano manipolato 30.000 contenuti archiviati su PEC in una notte. Pensa a te. Guarda, l'ultimo aspetto, se vuoi, è comunque il fatto di aver vissuto direttamente un'esperienza con un cliente che ha avuto l'amministratore delegato di una delle sue aziende che purtroppo è venuto a mancare dalla sera alla mattina e poi, come sai, te l'avevo già raccontato. Sì, me l'hai già raccontato un paio di volte. Erano arrivati dei fornitori, dei clienti a pretendere delle cose con documenti che nessuno neanche sapeva che esistessero. Quindi, di fondo, quello che vorrei cominciare anch'io a sancire come cultura aziendale è legato al fatto che tutti i contratti importanti si avvisa all'interlocutore che sono registrati in automatico su blockchain. Esatto. E probabilmente non me ne farò mai niente, ma se mi capita una sola volta quella necessità di dire no, fermo, guarda che di norma tutti i nostri contratti sono messi su blockchain, sei stato avvisato, lo sai, e hai anche tu il codice hash e di questa roba qua non discutiamo più, quella volta che può servire viene fuori tutto il costo dell'abbonamento e tutto quello che, anche perché, porta pazienza, hai delle cifre veramente ridicole che chiedi per la piattaforma. Vero, ma bravo, grazie che lo riconosci. Ah sì, ma perché alla fine non ci interessa diciamo fare speculare su questa attività, vogliamo farci conoscere, per cui è giusto che le persone non abbiano la possibilità, oltre a mantenere sempre una base free, anche per il momento anche le forme di abbonamento intendiamo tenere un pricing accessibile a chiunque. E insomma, ti fa un onore. Dire. E secondo me una cosa che va tenuta anche in considerazione è il valore della prevenzione, perché non è soltanto usarla come prova se si verifica il caso, ma il fatto di poter prevenire il caso, perché ti risolleva anche di spese, comunque di consulenze legali, non da poco. Hai ragione, il fatto è che capita sempre che accade come le assicurazioni, che tu in modo conosci benissimo, cioè quando è che ti fai l'assicurazione contro... Quando è che ti fai l'assicurazione contro l'infortunio? Dopo quando che ti fai male. Quando è che ti fai l'assicurazione? Un amico. Quando è che ti fai l'assicurazione sui ladri, per i furti e così via? Quando ti entrano in casa e ti compri anche un antifurto. Esatto. Il fatto di comunque spendere 10 euro al mese per dire vabbè, ascolta, metto lì i miei contratti e mi proteggo in questo modo, non credo che sia una cosa sbagliata. Anche perché ti basta un caso come quello del mio cliente, dove comunque sei già soltanto di costo della causa, parliamo di decine di migliaia di euro, solo per imbastire le cause che sono create per fornitori, clienti e quant'altro. Purtroppo adesso non ho il dato a memoria, ma di questi casi qua ce ne sono migliaia e migliaia ogni anno, non solo in Italia, ma nel mondo, e quindi è un problema reale, insomma, non è un quel caso eccezionale, ma è una cosa che nella realtà quotidiana di tutte le aziende, direi. Giuliano, siamo arrivati a 30 minuti praticamente di video, l'idea era quella di chiacchierare per una decina, 15 minuti, ci siamo dilungati perché come al solito è un piacere confrontarci su questi temi. Ti ringrazio della conversazione, ci vediamo presto, spero anche fisicamente, perché è da qualche mese che non riusciamo a incontrarci. Sì, una cosa altra, sì. Ti auguro una buona serata, grazie altrettanto a tutti che ci hanno seguito e a presto. Ciao a tutti. Ciao.